ragazze, benvenuti in un nuovo video. Quello di oggi sarà un video haul Zara. Mi sono decisa, dopo un po' che rimandavo, a fare un video, a fare un acquisto, insomma shopping sul sito di Zara, approfittandone del mio compleanno, visto che appunto avevo insomma una tessera buona, un buono Zara da utilizzare, e visto che era da un po' di tempo che comunque non acquistavo da Zara. Mi sono arrivate le cose l'altra settimana, ma siamo stati tutti malati, Cesare in primis, per cui non ho avuto tempo di aprire il pacchetto e mi sono ritagliata questa pausa pranzo per fare questo video. Devo dire che mi ha influenzato molto la mia amica Silvia del canale Sissa Bio, perché un paio di cose che vedrete qua le avevo viste proprio da lei. E nulla, insomma adesso le proviamo insieme. Anzi, quello di oggi sarà un video un po' particolare, perché nel mentre vi parlo del capo lo indosso. Infatti indosso già tre cose che ho comprato, praticamente tutto l'outfit che ho è appunto Zara, scarpe, pantaloni e maglia. Allora iniziamo proprio dalla maglia, ma prima di tutto seguitemi su Instagram, ragazze, perché secondo me molte di voi non mi seguono su Instagram. Su Instagram io sono presente ogni giorno con nuovi contenuti, stories, foto, cose, per cui mi raccomando seguitemi anche lì, facciamo crescere il canale, vi prego, e soprattutto il profilo Instagram. Allora, partiamo dal primo capo. Il primo capo è questo cardigan molto 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 carino. Allora, questo appunto l'avevo visto da Silvia, vi lascio poi o qua in sovraimpressione o sotto i codici degli articoli. Allora questo, adesso vabbè, ho nascosto le etichette perché non è tanto carino farvi vedere le etichette che sbucano, ma mi sembra che costi 29,90, io ho preso una taglia S, ed è questo cardigan color panna, molto carino, questo c'è sia così che nero, però è un periodo che sono un po' in fissa con i colori così, infatti praticamente tranne una maglia nera e le scarpe nere tutto il resto è di questo colore. E crew panna, come lo vogliamo chiamare, ed è appunto un maglioncino con le maniche lunghe, scollato a V, con tutti i bottoncini fatti a fiore con le perline, non so se riuscirete a vederli, comunque sono molto carini. Secondo me questo cardigan è proprio carino da portare così senza nulla sotto. Allora, io non amo particolarmente le cose troppo scollate, sia perché non, vabbè, adesso ormai non è che abbia sto gran seno post allattamento, però vabbè, questo arriva giusto giusto, nel senso che non si vede niente che non si deve vedere, ma d'inverno è un po' freddo, quindi è da vedere se poi adesso con l'arrivo del freddo lo utilizzerò così o ci metterò sotto qualcosa, ma secondo me la morte sua è appunto così, quindi scollato così. Devo dire mi piace molto, è anche caldino, allora non è lana, quindi non è caldissimo. Però è quella già cotone un po' pesante, per cui mi immagino in pieno inverno con un freddo cane, maglietta di cotone sotto, questo sopra e un cardigan, così siete belle calde. E questo è fatto così, appunto, è una S, rimane un pochino morbida, non credo che ci sia la XS, ma è proprio la vestibilità così, credo che la XS mi sarebbe rimasta corta di maniche. Secondo me è molto carina anche nella variante nera, ma ho deciso di... Cioè, ho guardato il mio armadio praticamente solamente cose nere o grigie, per cui ho deciso di lasciarmi più sui colori naturali. Ora vi abbasso la... anzi, vi faccio vedere prima il look completo, perché comunque ho creato questo look che secondo me è molto carino. Le scarpe appunto sono sempre di Zara, dopo ve le faccio vedere meglio. Le indosso perché sono nuove ovviamente, sono in casa, tendenzialmente non utilizziamo le scarpe. I pantaloni adesso ve li faccio vedere nel dettaglio, sono dei pantaloni di ecopelle di questo color cammello marrone, ma non mi convincono. Io non so, io guardo sugli altri i pantaloni di ecopelle, poi li provo su di me e non mi piacciono. Non lo so, a parte che forse non avrei dovuto registrare questo video post pranzo e al primo giorno del ciclo, ma devo dire in vita non mi stanno stretti, anzi sul sito c'era scritto che la vestibilità era stretta di prendere una taglia in più, io comunque ho preso la S e mi va più che bene, però non lo so, cioè comunque li sento, cioè dovesse stare seduta in ufficio tutto il giorno e poi non mi piace, vabbè, a parte che qua c'è dentro l'etichetta, però non lo so, mi piace molto questo abbinamento, non mi piace, le scarpe no. Cioè, partiamo dal fatto che le scarpe no, non mi piacciono, sono troppo pesanti, ma le ho prese perché avevano un prezzo decente e volevo vedermi con addosso un paio di scarpe di questo tipo, ma ho la conferma che no, non fanno per me questo tipo di scarpe. I pantaloni non lo so, ci penso, comunque adesso vi faccio vedere meglio. Riuscite a vedere meglio sia i pantaloni che gli stivali, non lo so, o questi stivali non mi piacciono
sono stati con questi aspetta che mi nascondo il qualifichetto, vabbè. Non lo so, vedete, fanno troppe pieghe qua, sono rigidi, no, i pantaloni penso che li restituirò e gli stivali anche. Negli stivali ho preso un 39, sono in vera pelle, quindi in realtà appunto adesso sono un po' rigidini, però si lascerebbero andare, lasceranno andare. Il numero secondo me è giusto, penso che il 40 mi sarebbe stato troppo grande. Non lo so, si usano tanto questo tipo di stivali, li hanno comprati sia mia mamma che mia sorella, su di loro mi piacciono, poi su, io me li vedo al piede, non mi piacciono. Boh, voi che dite? No, comunque questi penso bocciati. Allora, secondo look, vabbè, faccio, prima vedere in generale il look, poi commentiamo. Vedete, sono sempre rimasta sui soliti colori. Allora, mi sono voluta lanciare su questa camicettina che ho nuovamente visto sempre dalla mia amica Sissi Abbio. Sono nuovamente titubante. Allora, in primis sono titubante sulle la misura. Io penso che dovessi prendere una M, perché la manica è decisamente corta. Vedete, mi arriva ben sopra il polso e non mi piace. Cioè, non penso che sia questo l'effetto che deve essere. Quindi, in ogni caso, se deciderò di tenerla, dovrò cambiare la taglia. Questo tipo di capi trovo che siano benissimo a Silvia, ma non tanto bene a me. Più che altro non so come potrei, beh oddio, potrei metterci sopra un cardigan, adesso magari lo proviamo col cardigan, ma tanto in ogni caso questa se ne torna a casa, anche perché secondo me è leggermente fallata. Non so se vedete, ma da questa parte c'è la manica un po' a palloncino, da questa parte è liscia, cioè vedete che non c'è l'effetto palloncino, quindi secondo me è venuta fuori male. Comunque è una camicina di questa simil seta morbidosa, la vestibilità è abbastanza ampia, rimane cortina, non crop ma neanche lunghissima, diciamo a me arriva insomma sotto il fianco. Ha la particolarità di avere questo fiocco e anche qua abbiamo tutti i bottoncini quasi simili, cioè quasi identici a quelli che abbiamo visto prima. È molto bon ton, è molto carina, però appunto in ogni caso questa la devo cambiare, perché appunto secondo me è fallata qua la spalla, vedete che qua non c'è, invece di qua c'è, e poi dovrei prendere una M. Mi guardo allo specchio. Adesso vado a prendermi un cardigan, così lo provo col cardigan. Di sotto questi leggings, adesso poi ve li faccio vedere meglio, che io ho visto dal profilo Lucia Lazit di Instagram, che però vabbè, con questi stivali non mi piacciono. Adesso li provo con i miei stivali e vedo se mi piacciono, perché boh, secondo me non sono male. Per cosa ne dite? Con quello spacco lì. Adesso devo provare con le mie scarpe, perché con queste, tanto appunto le scarpe non le terrò, non riesco a rendermi conto. Aspettate che intanto prendo un cardigan, diciamo che io lo andrei a indossare così, però non so se mi piace. Perfetto, questo tra l'altro è il maglioncino che mi aveva fatto mia mamma, è tutto un lavoro qua dietro, è stata bravissima a farmelo. Non lo so, perché dite, secondo me col cardigan perde un po' la camiciola. Il leggings penso di tenerlo, comunque è molto comodo, molto confortevole. Mi piace, adesso me lo provo con altre scarpe, tanto domani deve venire la segnale della pulizia, quindi comunque ci sarà da lavare la camicina, boh, sono un po' intitubante. Vi faccio vedere meglio i leggings. Infine, ultima cosa molto semplice che ho preso, ma che adesso noto essere trasparente. Io non la vedevo trasparente, ma invece mi vedo il reggiseno dalla videocamera. Vabbè, comunque, questa maglietta elasticizzata molto confortevole di Zara, cioè di Zara, di taglia S, questa viene 9,90. Ecco, io però ne volevo una che non fosse trasparente, invece io mi vedo il reggiseno. Qua. Niente, non ce la farò mai. Ditemi ragazzi dove posso trovare delle magliette girocollo, manica lunghe, comode, cioè quindi possibilmente un pochino elasticizzate, da non spendere una fortuna, semplici. Me ne servono sia di nere che di bianche, ma
Niente, questa l'avrei tenuta, ma vedo che è trasparente. Oh, vabbè, niente. Invece questi leggings mi piacciono. Anzi, adesso aspettate che sto li ferma e me li provo con i miei stivaletti di diffusione tessile. Vediamo un po' l'effetto. Ovviamente li devo far accorciare. Adesso li provo con qualche paio di scarpa, forse ci vuole uno stivaletto un po' più alto, ma comunque questi penso di tenerli. Basta ragazze, quindi spero di avervi insomma tenuto un po' di compagnia con questo video haul, shopping haul di Zara. Fatemi sapere se la tipologia di video fatta in questo modo, quindi facendomi vedere direttamente i capi indossati nel momento insieme parlo, se vi può piacere. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, commentate qua sotto e mettetemi like. Ciao!